fatemi entrare Andreozzi Francesca. Come difensori abbiamo Saitta e abbiamo l'avvocato Costa per i due collegi. D'ufficio per aprire l'avvocato Costa. Mi ero dimenticato, meglio così che non è arrivata ancora. Facciamo venire D'Amico. Siccome ci sono alcuni detenuti, per liberarli tutti, dopo D'Amico, mano a mano, mi fate venire poi Cro e mi fate venire Tassini, o Tassini e Cro. Ma quando se ne va uno mi portate l'altro, così eliminiamo i tre testimoni detenuti, che sono Cro, D'Amico e Tassini. Uno alla volta li liberiamo. Ci sono problemi per l'udienza, tutto a posto. Qual è la responsabilità che col giuramento assumete innanzi a degli uomini giurati di verità dell'autorità? Ditelo, giuro. Accomodatevi, amico. Il testimone D'Amico ha reso deposizioni fondamentalmente, se non esclusivamente, sul omicidio Capozzi, ma deponendo poi, ha cominciato col deporre, è stato addirittura sentito, sì, come testimone, a proposito del processo che fu fatto a Pisa per l'omicidio Monaco, addebitato al Nocerini, il quale poi, come abbiamo visto, è stato assolto. Voi confermate tutte le dichiarazioni che avete reso a questo proposito? Io adesso vi do anche lettura di queste dichiarazioni e vediamo se c'è qualche cosa da chiarire. La prima dichiarazione è del 22 maggio del 1985. Voi rispondeste questo, è il giudice istruttore del Tribunale di Pisa. Sono stato il primo dei santisti della nuova camorra organizzata e come tale informato di tutto ciò che concerneva i fatti dell'organizzazione nelle varie carceri d'Italia ed anche fuori. Sono pertanto pienamente a conoscenza dell'omicidio di Giuseppe Monaco nelle carceri di Volterra, perché sono stato ragguagliato in proposito dal Baldascini, Sabatino, Saviano, Salati Antonio, da Santinello, Angelo e Nocerino Ciro. Per la verità di questo fatto ne parlavano tutti, ma i detenuti che ora ho indicato ne parlavano per avere partecipato direttamente all'azione. Aggiungo che il Nocerino, il Baldascino e il Salati erano miei comparielli, cioè erano stati legalizzati proprio da me. Ho saputo quindi, concordemente da tutti, che l'omicidio è stato organizzato da Sabatino Saviano, che era una mente diabolica e responsabile della NCO nel carcere di Volterra. D'altra parte il Monaco doveva morire perché aveva accoltellato il mio compariello Altamura nelle carceri di Viterbo e aveva fatto fare una brutta figura a Nocerino Ciro dandogli una coltellata pur senza ferirlo in presenza di 300 persone a Napoli. Per uccidere il Monaco, che veniva da Pisa dopo l'uccisione di uno slavo che era stato assassinato da lui in concorso con Luigi Acquaviva, era necessario convincere il Monaco a trovarsi tra amici e quindi a uscire dall'isolamento in cui si trovava. E tutto questo, poi, questo fatto dell'omicidio Monaco non ci interessa, perché queste sono tutte le modalità dell'omicidio di Monaco, quindi non ci interessa. L'unica cosa che possiamo dire, che si riferisce poi un poco a tutto l'aspetto della faccenda, e quando a un certo punto il istruttore gli fa nome di alcuni quotidiani e lei dice: Riccio Luigi è un falso pentito, cioè un pentito poco serio, impasticcato. Porzio Raffaele si è pentito, non so di che cosa se è pentito, non so di che cosa possa essere perché non sa nulla. Nessuno cioè andava a raccontare le cose a lui. Incarnato Mario è un pentito serio e così anche Federico Salvatore. Nocerino Ciro non si è pentito, ma potrebbe anche pentirsi. Saviano Sabato non si pentirà mai, Leonardo Franceschi è un mio comparello ma è mitomane. Mi è venuto in mente anche Scagliola Biagio e Scagliola non ci riguarda. Quindi voi confermate questa prima dichiarazione? Io se avrei detto qualcosa riguardo di Riccio all'inizio, comunque Riccio ora è pentito. Questo voglio sapere. No, era all'inizio che io non mi credevo che era un passo, però comunque Riccio è pentito, poi gli altri Tutte verità. Impasticcato che significa poi in particolare? No, si prendeva le pasticche come me le prendevo io, tanto tempo fa, quando non stavo... Diciamo, ma pasticche di che? Pasticche di stupefacenti? Pasticche di tranquillanti? Comunque si è pentito, avete cambiato opinione su Riccio Luigi? No, ma Riccio è pentito, io non lo vedo da anni, però so che è pentito. All'inizio credevo che non era... Ho capito, eravate scettico sul suo pentimento. Quindi questa è la prima dichiarazione che voi confermate, a parte questa precisazione su Riccio. Poi c'è una dichiarazione del 20 giugno 84, che è a pagina 60.
ed è una dichiarazione che credo sia stata fatta prego trasmettere a quest'ottava sezione, all'undicesima sezione penale, dovrebbe essere stata fatta al giudice tutore dell'undicesima sezione penale, perché non si sono presi il fastidio poi di dire a chi è intestato questo verbale. In ogni caso questa è una deposizione che voi avete fatto a proposito di Nocerino Ciro, avete scritto Nocerino Ciro, avete detto Nocerino Ciro, detto Patacchella, lo conosco benissimo, era l'incaricato di Picardi Vincenzo che era il nostro capozona di Ponticelli, tradì nel 1983 giugno. È lui il terzo che tradì con Giginiello ed Avitabili, di cui ho già detto. Fu il mandante dell'omicidio della moglie, che commissionò perché l'aveva tradito con molte persone, tra le quali il balasciano Ciro, che proprio lui colpì con le prime coltellate, ad Incarnato Mario, Gammone Giuseppe, Argentato Carmine e Imperatrice Salvatore. Fu il Gammone che lo caricò in un'auto con la scusa di andare a fare l'amore sul Vesuvio, come mi raccontarono l'Incarnato e l'Imperatrice. Qui la fecero scendere, la picchiarono duramente con il cric dell'auto, poi con le pietre le spaccarono la testa. Credendo che fosse morta, si allontanarono e partirono per andare a prendere i copertoni delle prostitute per bruciare il corpo. Ad un tratto la ragazza si alzò e quello rimasto, il popone argentato, che anch'egli si era allontanato di 200-300 metri, vide che si era alzata e con il viso mezzo schiacciato si era recata sulla strada per chiedere aiuto. Il popone allora la colpì ancora con le pietre e poi quando giunsero i tre la bruciarono sulle ruote. Mi dissero che la donna aveva ancora delle contrazioni. Mi disse l'imperatrice che di lei era rimasta solo... Era nella cella mia, imperatrice, esattamente. Queste cose me le ha dette imperatrice perché era ristretta in cella con me a Napoli, alla sezione speciale. Perciò sapevo tutto. Quindi tutto cose. Questo fatto vi è stato raccontato sì, direttamente dall'imperatrice. Perché era ristretta con me alla sezione, non è che lo so di persona. Sì, che di lei era rimasta solo una rotola, ma lo disse nel carcere di Poggioreale nel 1982. Si trattava di Capozzi Anna. Mi disse Iafulli che quando seppe che il riccio si era girato e Michele voleva andare a parlargli, il Nocerino si offrì di farla a sua volta. Ma andò per convincere e rimase convinto. Confermo di averlo incontrato nella sala colloqui Poggioreale insieme a Riccio Orlando. Tutto questo non ci riguarda più perché qua parlate di Pittirolo, Politelli, Zannella, Zazzaro, sono fatti che non riguardano il reato che ci interessa. Interessa semplicemente il fatto di Gammone Antonio, Giuseppe e Luigi, li conosco tutti di persona. Il secondo è detto Peppe Oniro, di cui ho già parlato a proposito del Nocerino. Erano cutoliani di Ponticelli, si sono girati insieme ad Andreotti e Andrea, inteso Cappotto, nell'83. Prima erano con la banda di Giginiello, il Cappotto e il Liro erano personaggi pericolosissimi. E poi va bene, questi sono tutti degli elenchi di persone, Nuzzo Nicola, Nuzzo Giovanni Raffaele, Tassini Michele, De Caro Luigi, e questo non riguarda il fatto che interessa personalmente, direttamente. Poi c'è ancora una dichiarazione del 26/5/86, a pagina 68. Questa è una dichiarazione fatta nella casa circondariale di Benevento al dottor Casola, Carlo Di Casola. Dunque, interrogato sui fatti risponde, come già ho riferito altre volte, sono a conoscenza in parte dei fatti relativi all'omicidio di Capozzi Anna. I fatti mi furono riferiti da Salvatore Imperatrice nel 1981. Ricordo che mi riferì che su ordine di Cutolo Raffaele e di Nocerino Ciro, il gruppo di fuoco di Ponticelli, composto da Incarnato Mare, Imperatrice Salvatore, Argentato Carmine e Gammone Giuseppe, ammazzò la donna dopo che il Gammone la prelevò e la portò in una zona che non so indicare. Poi la donna venne prima colpita alla testa con delle pietre. Poi, mentre alcuni di loro andavano a prendere dei copertoni... Io me ne ho confermato, fate le stesse cose. Sì, sì. Per bruciare il corpo, la donna si rianimò e stava per allontanarsi. Quando Argentato, per evitare per evitarle la fuga, le sparò un colpo di pistola in testa. La donna così poi fu bruciata sui copertoni che gli altri avevano recuperato. In carcere ho avuto anche informazioni su Torisco Bartolomeo e su un suo coinvolgimento in tale omicidio, ma le impressioni che ho ricevuto da pochissimo tempo, che alcuni detenuti pentiti. Per la verità Todisco, che era un mio compariello, mi risulta totalmente estraneo a questo omicidio. La causale di tale omicidio che io sappia sta nel fatto che la Capozzi Anna aveva rapporti sessuali con moltissime persone della malavita. Questo fatto nella nuova camorra significa condanna a morte perché il marito Nocerino Ciro era uno dei nostri. Si riapre il verbale di Fratini Giacomo e questi frattini non ci interessa. E poi c'è un'ultima dichiarazione che poi non è una dichiarazione, perché il 6 marzo 87 interrogato non voleste rispondere, vediamo perché, forse c'era un periodo in cui temevate per
per l'incolumità dei parenti o qualcosa del genere. Dunque prendo atto che la signoressa intende interrogarmi degli omicidi in ordine ai quali già riesco a richiedere. Faccio presente che lo Stato non intende rispondere alle domande in quanto vi sono problemi relativi alla sicurezza dei miei familiari che non sono ancora stati risolti. In tale situazione ho dei timori per la mia sicurezza e quella dei miei familiari. Per tale motivo ho richiesto il trasferimento ad altra casa circondariale. Quindi voi confermate tutte queste dichiarazioni. Vorrei sapere un'altra cosa. In occasione del processo, noi stiamo procedendo per una serie di omicidi. Questi omicidi, ci stanno anche gli omicidi di tali Barone, Brignola, La Rocca e Cervone. Negli attentati, ci furono degli attentati, questi erano cantieri ICLA di Ponticelli, Barra, eccetera. Voi avete partecipato a qualche attentato in questo cantiere ICLA? Ero detenuto, signor giudice. Eravate detenuto, quindi non avete mai partecipato a attentati in danno di questi cantieri? No, ma questi sono fatti che sono successi verso l'80-81, io sto dal 79 in carcere. Ho capito. Poi un'altra cosa, voi avete partecipato alla riunione all'Hotel Florio di San Severo, vicino a Foggia, sì. C'eravate anche voi? Sì. In questa riunione Cutolo decise la soppressione di questa Capozzi. Cutolo partecipò a questa riunione. Si parlò dell'uccisione della Capozzi in questa riunione? Sì, si parlò, però non so specificamente con chi parlarono. Io stavo per tutt'altre fatte là, stavamo per legalizzare molte persone. Si parlò, però non so specificamente con chi parlò. Mi sembra che parlò con Nuzzo. E con Riccio, questo non lo so preciso, ne parlò con Nuzzo che era il capozzono, all'epoca era il capozzono di Riccio, che poi dopo subentrò Riccio come capozzono di... Nuzzo era capozzono di Riccio, sì. Nuzzo Nicola. Nuzzo Nicola. E poi dopo subentrò Riccio che diciamo che era il capozzono di Ponticelli. Quindi parlarono tra loro di questa cosa da Capozzi, ma non sapete di che cosa. No, non posso confermare... Poi un'altra cosa, a proposito dell'omicidio di Petrella Paolo, sì, questo sì. Vi risulta che in carcere c'è stato un colloquio tra Nuzzo e Petrella Paolo, eravate presente voi? Era in cella con me Nuzzo in quel periodo. Chi Nuzzo? Sì, era in cella con me. Allora, e che successe di preciso? Quello fu ammazzato Petrella e un altro che guidava l'auto a casa nuova. Un certo Piscitelli, sì. No? Ma dico, se ci fu un colloquio cui voi siete presente tra questo Nuzzo e Petrella nel carcere. Sì, Petrella era al secondo piano e noi stavamo al primo piano. Nuzzo lo mandò a chiamare e ci parlarono dicendo che si doveva mettere con noi, cioè si doveva legare con noi questo Paoluccio Scorte. Paoluccio Scorte, così. Si doveva legare con noi. Paolo in quel momento disse sì, diciamo, accettò diciamo, questo fatto che si legava con noi. Poi all'inizio appena uscì, diciamo, diede anche un po' fastidio alla cerra. E Nuzzo diede in carica a Riccio, credo che loro lo diranno, diede in carica a Riccio, a Imperatrice, a altri stazieri. Ma qua invece risulterebbe che nel carcere, quando gli fu fatta questa proposta, Paoluccio Scorto che non disse che si voleva mettere con lui, rispose malamente. No, non è vero, signor. Se rispondeva malamente lo ammazzavamo all'interno del carcere. Perché c'era anche presente, diciamo, quando è stato fatto questo. E questo è stato precisamente verso l'80, diciamo, agli inizi dell'80. Prima quindi, un po' che uscisse. Quindi lui originariamente disse sì, accettò, sì, mi metto accettò. Con voi. Poi uscì fuori e non ne fece niente e continuò a lavorare in proprio. Sì. E quando è stato dato l'ordine per ammazzare, era in cella con me Nuzzo. Nuzzo ha dato l'ordine per ammazzarlo. E a chi lo diede questo ordine di ammazzarlo? Lui mandò l'imbasciata a Giginillo, perché Giginillo era fuori, diciamo, mandò l'imbasciata a lui. Ho capito. Non so tramite chi, non mi ricordo. Però mi disse anche il giorno, dice, oggi, domani, diciamo, lo sentiamo, che hanno ammazzato a Paoluccio. Come lo ammazzarono a due di loro poi. Va bene. A casa nuova. No? Ci sono domande da parte dell'accusa, domande da parte della difesa. Potete andare. Prego. Quella riunione all'Hotel sì. Florio chi c'era? Ma sono stati tutti arrestati e poi io ho fatto anche il processo diciamo a Bari. Questo istruttore l'ha istituito il giudice Maritati di Bari. Sono andato a fare anche i sopralluoghi, ho trovato tutto, ho trovato l'hotel, diciamo, sono andato con un camion chiuso, mi hanno portato con un camion chiuso che io non potevo vedere. Sono andato dentro all'hotel, ho trovato sia l'hotel, perché non ci sono stato una volta. E chi erano che partecipavano? Eravamo una cinquantina di noi, signor Una Giusti. Cinquantina di persone. Se li volete, ve li dico, mamma... No, è inutile, non ve credo che la tutti quanti, sapere. Sì. Comunque i più importanti, chi ci stava? Ci stava Raffaele Cutolo. Sì, Raffaele Cutolo, io. C'erano Riccio, Casillo, di quelli che conosciamo, Casillo. Nuzzo, diciamo... Nicola Nuzzo. Michele Fulli... Diciamo eravamo tutti quanti, a Pasquale Antonucci. Va bene, basta così. Okay. Va bene.
potete andare. Allora mi fate venire o tassini o croa, a secondo della responsabilità che col giuramento assumete innanzi a degli uomini giurati di verità all'altro verità. Ditelo giuro. Accomodatevi. Dunque, Tassini Michele, anche lui un testimone dell'omicidio Capozzi, ma è un testimone derelato, per la verità. Non testimonio sull'omicidio Capozzi, ma testimone sull'omicidio Monaco, che come i giurati sanno era quell'omicidio attraverso il quale vi è un elemento per dedurre che Nocerino si era data alla punizione di coloro che avevano avuto relazioni con sua moglie. La dichiarazione di Tassini è del 22 maggio 85, foglio 28. Voi confermate quella dichiarazione che faceste a proposito dell'omicidio Monaco? Io adesso ve ne do anche lettura. Questa è una deposizione che voi faceste anche voi a proposito dell'omicidio Monaco, e quindi la faceste al giudice istruttore del Tribunale di Pisa. E voi diceste: avendo appreso che codesto giudice istruttore è venuto per istruire il processo per l'omicidio di Monaco, sono disposto a raccontare quanto mi è stato riferito al riguardo. Premetto che ho fatto parte della nuova camorra fino a settembre 83. Nell'organizzazione avevo la qualifica di sgarrista. Me ne sono uscito perché non condividevo più gli obiettivi e i mezzi dell'organizzazione. Riguardo all'omicidio di Monaco, posso dire che mi trovavo detenuto ad Orvieto quando vi fu trasferito dal carcere di Voltella Gennaro Romano, che faceva egli pure parte della NCO. Per questa ragione aveva confidenza con me, facendo parte della stessa organizzazione. Aggiungo che il Romano Gennaro aveva un grado inferiore al mio, era cioè del secondo regalo. Il Romano Gennaro, che era per temperamento un po' megalomane, un infatuato di Cutolo e sarebbe stato disposto anche a prendersi l'ergastolo solo per mettersi in mostra, mi raccontò che il Monaco, appena arrivato a Volterra, proveniente dalle carceri di Pisa, fu messo nelle celle. In queste celle egli rimase pochi giorni, finché i detenuti appartenenti alla NCO riuscirono con una trappola a convincere lui, che era della NF, di trovarsi invece insieme agli amici. Anzi, per convincerli in tal senso, gli fece arrivare anche un telegramma da fuori. Il Monaco ne rimase convinto, salì su una sezione, ma il giorno dopo fu ucciso. Mi è stato detto che entrarono nella sua cella dei detenuti più robusti, che lo immobilizzarono, gli strinsero una corda intorno al collo e poi lo appesero. Per nozione, per conoscenza della giuria popolare, devo dire che questo Monaco fu trovato impiccato. Si ritenne inizialmente che si fosse impiccato e il processo fu proprio archiviato, se non ricordo male, ma comunque la cosa che fosse impiccato era pacifica. Se non che poi ci furono delle voci, iniziò proprio dai pentiti l'avvertimento che non si era impiccato ma era stato ucciso, per cui si fecero delle indagini sia medico-legali sia d'altro genere, testimoniali, e si scoprì che effettivamente era stato ucciso. E devo dire che la sentenza che si sono succedute, c'è stata una sentenza di primo grado che ha assolto gli esecutori materiali con formula dubitativa e il Nocerino con formula piena, se non sbaglio, confermata in Cassazione. Però è rimasto comunque accertato, anche da queste sentenze, che è stato ucciso. Per cui la rivelazione che è stato ucciso, fatta dai pentiti, è stata dimostrata esatta. Però non si sono ritenute sufficienti le prove per attribuire quel delitto a quelle persone, anche se il giudice diceva certamente tra queste c'è chi l'ha ucciso, ma non sappiamo chi e quindi li assolviamo, mentre si è ritenuto che non fosse provata sufficiente affatto il fatto che fosse stato Nocerino a fare a dare questo mandato ad uccidere, perché c'erano anche altri motivi per ucciderli. Credo di essere stato abbastanza chiaro. Romano Gennaro mi parlava dell'omicidio come se vi avesse partecipato direttamente anche lui, anzi si vantava di essere stato più attivo degli altri. Il Monaco sapeva da tempo che era stato condannato dall'organizzazione per vari motivi. Uno di questi motivi era che aveva avuto una relazione con la moglie di Nocerino. Un altro motivo era un'aggressione portata dal Tamura Giovanni nel carcere di Viterbo. Un terzo motivo era l'opportunità di far ricadere su di lui la responsabilità dell'uccisione di un detenuto nel carcere di Pisa, che era stato ucciso da lui, ma in concorso con Acquaviva. So che si trattava di un detenuto straniero che era stato ucciso per una storia di coltelli. Quindi, come vi dicevo, siccome erano più i motivi per cui questo, allora non si è dato molto credito al motivo di Nocerino, anche perché si è detto era passato troppo tempo per poter dare credito a questo mandato di Nocerino. Voi confermate queste dichiarazioni? Avete qualche altro da aggiungere? Sapete altro? Ricordate altro? Cioè, mi è stato fatto, ma un processo a Pisa è stato fatto. Sì, il processo è stato fatto. Io penso che sia stato assolto, perché mi ha lasciato del carcere, cioè, mi sostiene che le celle, nel momento dell'omicidio, mi erano chiuse, mentre invece mi erano aperte le celle
Ho capito, quindi sarebbero stati assolti per una dichiarazione inesatta del maresciallo. Sì, del maresciallo, c'è del direttore, ma del medico. Va bene. Ci sono domande? Potete andare. Grazie. Allora portate micro. Dov'è? Qui è lì? Come preferite, lo sentiamo subito. Ah, c'erano dei detenuti disposti a ucciderlo a coltellate. Ho capito, se non era possibile fare questa impiccagione, va bene. Comunque io non sto facendo indagini sull'omicidio Monaco, io era solo per riflesso. Va bene, potete andare. Consapevole della responsabilità che con giuramento assumete innanzi a Dio e agli uomini giurati della verità e dell'altra verità, ditelo giuro. Potete sedere adesso. Però questa è la prima volta che vi ho davanti a me come parte offesa, di solito vi ho avuto come imputato. Invece in questo caso io vi devo interrogare, perciò vi ho fatto giurare come testimone per quel ferimento che avete avuto. Voi siete già stato sentito e siete stato sentito o una o due volte, adesso vediamo subito. Cro Armando, una volta siete stato sentito il 3 marzo 1987. Voi confermate quelle dichiarazioni che avete fatto? Voi diceste che a spararvi era stato Riccio. Però non avete detto che non avete riconosciuto, non sapevate chi era l'altro. Chi era l'altro che vi ha sparato? Non lo so, l'altro. Ma l'avete visto però? Sì, erano due persone, ma l'altro non l'ho conosciuto perché non sapevo chi era. Ma voi quest'altro, che lui è stato accusato insieme a Todisco, mi sembra. No, chi è? Dunque, vediamo un poco. Lesioni Cro, Formicola. Voi Formicola Bernardo lo conoscevate? Sì, sì. E se c'era Formicola lo dovevate riconoscere? Sì, appunto. E però non siete stato molto chiaro. Comunque adesso lo conosco, non era lui. Io adesso vi do lettura di questo che avete detto e vediamo. Perché voi dite che Formicola non era lui, certamente. Uno. Dunque, sono detenuto per l'omicidio di Aurino Giovanni, per il quale sono stato condannato dalla Corte di Assise di Napoli nell'83. Vero è che nel 1979, mi pare in luglio, fui ferito poco dopo essere ucciso dal carcere, fui ferito in zona di San Sebastiano, in particolare fui colpito con due o tre colpi di pistola sparatimi alla gamba sinistra. Nel pomeriggio mi trovavo a casa di Nocerino Michele, residente a Via Angelo Camillo De Meis, venne in casa del nocerino Lucio Luigi, detto Giginiello, che mi invitò a scendere dicendomi che mi doveva parlare. Io scesi fiducioso e giù in strada vi era un'altra persona che io non conoscevo né sarei in grado di riconoscere. I due avevano con loro una moto e mi invitarono a salirci sopra. Sulla strada di San Sebastiano fermarono la moto e Riccio mi sparò. Non so il motivo per il quale sono stato sparato. Ho conosciuto Formicola Bernardo in carcere di recente. Non saprei dire se fosse la persona che accompagnava Riccio. Ciò anche perché tale persona, ripeto sconosciuta, era la guida della moto e quindi io l'ho vista di spalle. Voi avete detto che ho conosciuto Formicola Bernardo di recente, ma voi da quanto tempo conoscevate Formicola quando siete stato ferito? La libertà lo conoscevo. Cioè, già prima lo di conoscevate? Ferito, sì. Io avevo precisato al magistrato che mi ha, dottor Rizzo Fausto, no, che mi ha interrogato, che proprio qualche mese prima avevamo fatto anche un processo insieme. Ma voi diceste che l'avevate conosciuto da poco questo Formicola? No, che avevo fatto un altro processo insieme a Bernardo Formicola. Sì, ma voi avete detto, l'ho conosciuto di recente, in carcere, no, avete detto. No, che di recente avevo fatto un altro processo e che lo conosco, che se era Bernardo Formicola io lo conoscevo e l'avrei detto. Non è vero che dissi al giudice istruttore, questo l'ho detto io, non è vero che dissi al giudice istruttore di aver conosciuto Formicola in carcere di recente. Quanto Formicola lo conoscevo da parecchio tempo, quando eravamo già in libertà. Sì, invece che di recente avevo fatto con lui un processo. Forse sono stato frainteso. Siete stato sparato, ancora non lo sapete. Lo sapete perché foste sparato? E perché voi vi spararono? Vi sparò Giginiello. Cioè Luigi pretendeva che io quando sono uscito dal carcere, no? Facevo parte, diciamo così, come si diceva a Ponticelli, insomma, della batteria sanguinosa di Ponticelli e cose, che io avrei fatto parte di lui, invece sono fatto sempre un ladro. E per questo insomma sono stato sparato. E perché non l'avete detto quando ve l'ha domandato poi il giudice istruttore? Ma questo non l'avrei mai potuto dire, signor Giù, perché ora non mi trovavo a comodo.
perché allora erano tempi mali, insomma, qualcuno si metteva contro, insomma, a queste persone. No, ma quando il giudice ve l'ha domandato, Riccio già aveva confessato di aver sparato lui, voi lo diceste che Riccio l'aveva sparato? Ma nonostante tutti, insomma, adesso ve lo sto a dire, perché approfittando di questo fattore che adesso lei mi ha mandato a chiamare, io vorrei precisare anche qualche altra cosa in merito al processo che lei mi ha fatto a Viareggio di Portici. E in merito a che cosa? Io sono innocente, ho compiato 24 anni, magistrato, e sono ancora carcerato, sono 8 anni, sono carcerato, e sono innocente, e la legge non è trionfata sulla mia giustizia. Ma voi siete stato condannato anche dalla Corte d'Assise d'Appello e dalla Cassazione? Sì, ma questo è sempre perché? Perché Riccio Luigi non ha mai detto che a me mi ha sparato prima. L'ha detto adesso che il processo è definitivo, perché allora io non sarei stato condannato a 24 anni. Questo non lo so. Io sono innocente, e qua c'è Riccio Luigi, lo sa che io sono innocente al processo, signor Giù. Ma tutto questo... Lo sa molto bene, lo può ancora dire se io sono innocente o se sono colpevole. Ma questo non lo può dire a me, perché non ci posso fare niente. Ma approfittando di questa situazione... Potete chiedere la revisione. Vabbè, lei sapeva, perché mi ha fatto, come lei ha precisato, non mi ha fatto il processo a Viareggio di Porto. Sì, ho fatto pure un altro processo... la mia innocenza. Un altro processo quando voi sparaste addosso alla polizia. Non ho mai avuto opportunità, diciamo così, come stamattina, di essere in questo processo involontariamente. Ho avuto modo, diciamo così, di poter parlare. E anche vedere Riccio, che può ancora precisare se io sono colpevole di quell'omicidio a Urino o se sono innocente, perché quel sono innocente là, io non ci posso fare proprio 24 niente. Anni sono pesanti, specie quando uno è innocente. Sarà pure vero, ma io in quel processo... No, sarà pure vero, è vero. È verissimo, ma è una cosa che non ci riguarda proprio. Noi stiamo facendo un processo a cui sei stato ferito. No, ma guardate quando mi avete condannato, magistrò. Sentite, ve ne potete andare, portatelo. No, un momento, insomma, quando mi avete condannato, insomma, mi precisavo. Ve lo potete adesso portare. Non preciso questo fattore, magistrò. Ve lo potete portare. Pure i processi di revisione. Sono sempre innocenti, povera gente. Dunque... Vediamo gli altri chi sono venuti. Andreozzi è venuta? Cominciamo a fare venire tutti quelli che sono venuti, uno alla volta, secondo l'ordine. Va bene. Con la responsabilità che col giuramento assumete innanzi a dei giovani giurati di verità dall'altra metà, ditelo giuro. Si accomodi. Agliata Mario, foglio 54. Un testimone, cognato del defunto Ciccarelli, è un testimone di non grande rilievo. Originariamente sembrava che ci fosse una circostanza, c'è stato un confronto tra la moglie con Tuccillo Velia per un viaggio del defunto a Modena, ma comunque non è una cosa che poi ha dato sbocchi. E tre. Ha reso una deposizione il 28/12/1980 e 36. Cognato di Ciccarelli Luigi, sono certo di poter affermare fin d'ora che mio cognato non ha mai svolto attività o avuto rapporti tali da poter in qualche modo spiegare un fatto così grave. Comunque intendo trovare come mio diritto la ragione del fatto e mi tengo a disposizione della giustizia. So per certo, perché mi è stato detto sia dalla signora Cacace che dall'Eva, che lunedì 29 il cerco e il Cacace avrebbero dovuto recarsi a Modena per un non meglio identificato affare. Per questo viaggio è necessaria l'operazione in banca svoltasi sabato 24. Sono disposto a fare un confronto con la signora. Posso affermare altresì che mio cognato non aveva materialmente la possibilità di prelevare in via autonoma denaro di nascosto, perché il conto corrente presso il Banco di Napoli Giuliano è a firma congiunta con il fratello Matteo, entrambi aventi depositato le firme. Mi risulta che l'azienda di mio cognato è florida. È un fatto notorio che l'azienda Cerqua non fosse in condizioni di particolare floridezza. Comunque, con l'avvento di Domenico Cerqua, l'azienda aveva avuto, a quanto appare, una certa riorganizzazione. Aggiungo che il Ciccarelli è cugino della moglie del Cerqua ed erano amici fraterni da anni. Mi risulta che negli ultimi tempi i rapporti tra i due si erano un po' diradati, perché il Cerqua mostrava in un certo senso di privilegiare la nuova amicizia con Cacace. Escludo che mio cognato, per generosità o amicizia, possa avere in qualche modo impegnato, sotto forma di garanzia, la solidità dell'azienda paterna. Mi ha riferito il fratello del Cerqua, Stefano, che Mimì non usciva mai con la BMW. Uscì il 24 dicembre, il fratello Stefano se ne rammaricava moltissimo. Oh, com'è che lei è cognato di Ciccarelli Luigi? Ah, quindi ha sposato una sorella del Ciccarelli, perché questo non è chiaro. Oh, poi dopo ha fatto un confronto con la Tuccillo. Lei conferma questa dichiarazione? Il confronto con la Tuccillo a pagina 8.
La Tuccillo, confermo di non avergli detto che mio marito doveva andare lunedì 29 a Modena con il cerco e che l'operazione in banca del sabato era collegata a tale viaggio. Lei evidentemente si sbaglia. Io piangevo mio marito e non ho parlato. L'agliata me lo ha confermato anche il Leva. La Tuccillo, ma forse lo avrà sentito da mio zio Leva e ora le attribuisce a me. Del resto, se fosse vero, ma chi è questo? Non ho capito. Me lo ha confermato anche il Leva. Ah, la Tuccillo, io credo che fosse di seguito. Ma forse lo avrà sentito da mio zio Leva e ora lo attribuisce a me. Del resto, se fosse vero, non avrei alcun motivo di tacerlo. Quindi lei conferma anche il confronto che ha fatto con la... Quindi conferma le dichiarazioni rese in sede testimoniale in sede di confronto. Prego? È una cosa misteriosa che è rimasta tale. Le vorrei sapere una cosa, le risulta se uno dei tre uccisi, Ciccarelli, Cerco o Cacace, facesse uso di cocaina? Non le risulta. Te lo escludo completamente, specialmente per il Cerco. Per il Cerco e per il vostro cognato Ciccarelli. Il Cacace no. Non lo sapete. Era una persona da bene, un po' E le risulta se avevano amicizie con i Vollaro, qualcuno di loro, se c'era qualche rapporto con i Vollaro? Penso, lo escludo. O conoscenza? No, non vivevano in un certo ambiente, per cui loro i contatti loro erano nell'ambiente operativo commerciale. Non si sa spiegare, si è fatta mai questo ragionamento, come si trovavano in quella strada a quell'ora, che sembra che non avessero nessun motivo di starci? Lei non lo sa? Non avevo rapporti di affari con il mio cognato, né con il Cerco, per cui i loro spostamenti... Ho capito. Va bene, ci sono domande? Può andare. Grazie, buongiorno. È arrivato l'avvocato dalla Pia. Meglio tardi che mai. Certo, il fatto di farci fare un processo così importante con uno o due avvocati non è una cosa che depone bene. Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete innanzi a degli uomini giurati di verità e un'altra verità, ditelo giuro. Sedetevi. Dunque, voi siete Capozzi Carmela, la sorella di Anna. Capozzi Carmela. Voi avete reso tre dichiarazioni. Una l'avete resa il 19 luglio del 1983, un'altra nel settembre dell'86 e un'altra nel marzo dell'87. 19/7/83, 29/9. Voi confermate quelle dichiarazioni che avete fatto? E adesso ve le faccio pure sentire, così le sentono anche i giurati. Dunque, la prima del 19 luglio 83 è a pagina 1. Mia sorella Capozzi Anna scomparve di casa nel febbraio 81, credo verso il 6 o 8 del mese, e da quel giorno non ho avuto più notizie di lei e non so se sia viva o morta. Alla data della scomparsa aveva circa 22 anni, essendo nata nel 1959. Aveva tre figli, il primo dei quali partorito quando aveva circa 13 anni. 13 anni avevano avuto il primo figlio, saluto. Dopo alcuni giorni dalla scomparsa, avendo appreso che a Torre Annunziata era stato rinvenuto il cadavere di una donna, mi recai dai carabinieri nel posto e mi furono mostrate le fotografie della donna deceduta. Non riconobbi in dette foto mia sorella, anche perché questa defunta poi aveva oltre 40 anni. Mia sorella aveva dei tatuaggi al ventre e sui fianchi ed aveva inoltre un proiettile ritenuto in una delle due gambe, caratteristiche che non risultano nelle fotografie mostrate. Le fotocopie che la signora Ross faceva bene. Conosco Balisciano Ciro, detto gemello, in quanto lo stesso abita nello stesso nostro vico. Mia sorella lo conosceva bene perché se la faceva con Anne Maletiempo, amica del Balisciano. Non conosco Licciardi Antonio ed Alessandro Luigi. Alla data della scomparsa mia sorella era già separata dal marito. La separazione tra i due risaliva al giorno in cui Nocerino era stato arrestato, anteriormente all'attuale sua carcerazione. Questa è la prima dichiarazione. Poi c'è quella dichiarazione del 29 settembre 86, a pagina 69. Confermo le dichiarazioni rese al giudice istruttore. Mia sorella si sposò nel 72-73 con Nocerino Ciro, dal quale si separò la prima volta che lo arrestarono, e cioè circa un paio d'anni dopo di matrimonio. La causa della separazione ricercata nel fatto che mia sorella, durante la detenzione del Nocerino, ebbe un'occasionale relazione con un giovane di cui non conosco il nome, ma che mi pare fosse di San Giovanni a Teduccio a Barre, che ella aveva conosciuto frequentando la casa di una sua compagna di Ponticelli.
Da allora mi risulta che mia sorella non è più andata a colloquio con il marito, in quanto la voce della sua relazione si era diffusa ed ella non aveva il coraggio di presentarsi al nocerino. Oh, frequentando la casa di una sua compagna di Ponticelli, ma chi era questa sua compagna di Ponticelli a casa della quale ha conosciuto questo qua? Signor Presidente, era una ragazza, diciamo, che abitava a Ponticelli, che si chiamava Annunziata. Era la Tattina, diciamo, sì, quella che chiamata, esatto, Tattina, sì, certo, non si era chiamata Tattina. Praticava lì in quella casa come amica e aveva conosciuto questo ragazzo. E ma questo ragazzo poi è quello che l'ha fatto, con cui ha fatto il figlio, Settoro, Sartori? No, ah, un altro ancora, prima, ho capito. Quello è il padre della bambina, diciamo. Da allora mi risulta che mia sorella non è più andata a colloquio con il marito, in quanto la voce della sua relazione si era diffusa ed ella non aveva il coraggio di frequentare il nocerino. Successivamente, spinta anche da necessità economica, Anna iniziò una relazione seria con Sartori Salvatore, con il quale ha avuto la terza bambina, la quale porta il nome di Sartori e con il quale convive. Verso il 1979 il Sartori, mi pare, sia stato arrestato. In ogni caso ricordo che mia sorella litigò con lui e si separarono senza più rimettersi insieme. La sorella del Sartori si presero la bambina e mia sorella rimase da sola. Dico da sola perché i due figli avuti dal nocerino già convivevano, uno con me e l'altro con la nonna paterna. Fu in questo periodo che cominciò a frequentare Ro Gemello e la sua convivente Anna Maletiempo. Mi pare che sia vero che la Maletiempo si prostituisse. Non penso però, conoscendo i principi morali di sua sorella, che anche mia sorella si sia prostituita. So che Anna ha avuto anche altri uomini, ma non conosco però Monaco Giuseppe, non so se abbia avuto una relazione con mia sorella. Nocerino Ciro, quando uscì dal carcere, forse si sarebbe anche rimesso con Anna, ma ciò non era possibile, in quanto oramai mia sorella aveva una figlia con un altro uomo. Non mi è mai parso che egli avesse rancore nei confronti di Anna, mi pareva rassegnato. Non ho alcuna idea circa il momento dell'omicidio di mia sorella. Mia sorella non mi ha mai esternato preoccupazioni per la sua vita. Negli ultimi tempi, comunque, ella viveva di più in famiglia, cioè con mio fratello Enrico, che spesso andava a trovare. So che Anna conosceva Luigi Riccio, Imperatrice Salvatore e l'incarnato Mario. Non so se conoscesse gli altri imputati di cui la signora vostra mi dice i nomi. Non so in particolare se conoscesse Gammone Giuseppe. Io non lo conosco. Non conosco con precisione i particolari della vita di mia sorella perché dal 1972 abita a San Sebastiano. Esibisco una foto di mia sorella. E qui c'è la fotografia della defunta. Ha avuto più notizie di Anna, no? Poi c'è un ultimo interrogatorio del 24 marzo 87 in cui dice: mia madre di Mauro Giuseppina è morta nel 77, ella non era soprannominata la sorda. Tale soprannome è quello della madre di Nocerino Ciro, marito di mia sorella Anna Maria morta. Il soprannome di mia madre era la Patanara. La signora vostra mi chiede come ebbe a fare già altra volta precedente se mia sorella conoscesse tale monaco Giuseppe. Le rispondo che i cognomi non li ricordo bene, anche perché a Ponticelli generalmente ci si chiama per nome o soprannome. Ricordo però di una persona che abitava di fronte alla casa di mia sorella a Ponticelli, o meglio poco distante, soprannominato il Tarallaro, ucciso nelle parti di Pisa e la cui madre si chiamava Luisina. Mia sorella conosceva tale persona fin da piccola e frequentava la nostra casa. Mi risulta essere una brava persona. Non saprei dire se abbia frequentato negli ultimi tempi della sua vita, se abbia frequentato, le ripeto che all'epoca dei fatti abitava a San Sebastiano, pertanto non seguivo da vicino le abitudini di mia sorella. Conosco di nome un certo Nappo Salvatore, il quale abitava a Ponticella, via Napoli, nella stessa zona dove abitava mia sorella. Non so se mia sorella frequentasse tale Nappo. La signora vostra mi crede se questo Nappo avesse un amico a nome Tittina o Tattina? Le rispondo che non lo so. Comunque le ho già detto nella mia precedente deposizione che mia sorella frequentava la Tattina, che di nome faceva Annunziata, non ricordo il cognome. Tale ragazza a Ponticelli non aveva buona reputazione perché dava confidenza un po' a tutto. Mi pare che adesso non abita più a Ponticelli. Del resto ella non era di Ponticelli. Confermo di non avere idee di chi abbia fatto ferire nel 79 mia sorella o l'abbia fatta sparire nell'81. A casa mia ospito ed allevo ormai da moltissimi anni Nocerino Massimo, il primo figlio nato da Nocerino Ciro e mia sorella. Massimo ora 15 anni circa, l'ho preso che aveva un anno e mezzo. L'altro bambino vive con la madre di Nocerino. La signoria vostra mi chiede se mia sorella era solita portare al dito anelli, le rispondo che lei era solita portare più di un anello al dito, però talvolta per necessità si impegnava gli ori. Dopo la sua morte siamo andati io e mia zia a fare pulizie per restituire la casa al proprietario. Non trovammo ori, però rinvenimmo due cartelle di pegno, di una catenina lunga con un crocifisso e un braccialetto. Riscattato tali oggetti li tengo con me. Non ritracciamo l'anello di mia madre che la portava sempre. Per tale oggetto non ho rinvenuto neanche una cartella di pegno. Quindi voi confermate anche queste dichiarazioni.
Oh, ma una cosa vorrei sapere, dopo che è stata ferita vostra sorella, che l'hanno sparato nelle gambe, voi non gli avete domandato chi era stato e perché? Ma di domandargli, perché chiaramente cercavo di saperne di più, era pur sempre mia sorella. E appunto, perciò mi sembra strano, è vostra sorella che va detto. Ma purtroppo mia sorella dice che io non lo so, perché dice, ha sentito dire, perché io non ero presente. Certo. Che per il fatto che io non abitavo con lei, dice quelli avevano una maschera, non so, comunque avevano, dice che avevano il viso coperto e quindi lei non aveva. Ma vi disse quante persone erano state? No, questo particolare. No, siccome avete detto quelli avevano, ma era più di uno, era uno penso solo. Perché dice che quelli erano coperti, dice. Quindi non vi disse chi erano, ma parlava al plurale, per cui sembra forse erano più di una persona. Penso che doveva essere più di una persona, che poi stando a quello dice avevano il viso coperto. Dici io non lo so e non so il perché mi è stato nemmeno fatto. Il perché sapeva, va bene. Sì. Ci sono domande da parte della pubblica accusa, la difesa, potete andare. Sì, certo, voglio sperare. Abbiamo tutta la registrazione, però il cervello elettronico c'è, cioè il segretario che registra quasi tutto. Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete innanzi a Dio, giurati la verità dell'autorità, ditelo, giuro. Si accomodi. Dunque, allora abbiamo sentito Capozzi Carmela. Lei è Cerqua Biagio, il fratello del defunto Cerqua. Cerqua Biagio ha reso parecchie deposizioni. La prima ai carabinieri o alla polizia. Poi, che è del 24 dicembre 80, lo stesso giorno dell'omicidio. Poi dal giudice è stato sentito il 28 dicembre 80, il 23 aprile dell'81 e il 20 gennaio dell'86. Lei conferma tutte quelle dichiarazioni che disse a suo tempo? È venuto a sapere qualche altra cosa oltre quelle notizie? Ma mi sa dire per caso se le risulta che uno dei tre, suo fratello Ciccarelli o Cacace, usassero cocaina? Non le risulta. E sa se qualcuno di loro conosceva i Vollaro? No. Non lo sa o non li conosceva? Non sa. Ho avuto l'avvocato Savona. Allora adesso vediamo un po' con la dichiarazione fatta, la prima dichiarazione. E3. Sì, esatto. E3, foglio 11. Adesso facciamo leggere un poco al consigliere Marino, che ha una così bella voce, non gliela sto facendo sfruttare. Cerqua Biagio, funziona il microfono? Sì. Sono coniugato con Savanelli Giovanna di Tommaso, con la quale ho procreato 5 figli. Sono proprietario intestatario dell'autovettura Mercedes targata Napoli 703884 di colore beige. I miei genitori hanno procreato 9 figli. Il primo sono io, il secondo Luigi, coniugato con Dalterio Fortuna, abitante in Qualiano. Caterina sposata con Romano Pasquale, abita in Gaeta. Maria Rosaria sposata con Carlotta Biagio, abita in Qualiano. Autorizzo di saltare tutte le cose che non ci interessano. Io, Luigi e Stefano conduciamo da vari anni una fabbrica di prefabbricati di cemento in via Campana 420 di Qualiano. In tale attività siamo collaborati da una quarantina di persone, tra impiegati ed operai. Mio fratello Domenico aveva le mansioni di amministratore delegato. Costui è proprietario di un'autovettura Jaguar bianca targata Napoli ed ha procreato con Andreozzi Francesca Di Luigi una figlia Valeria di anni 1. Cacace Gennaro è un amico di famiglia di mio fratello Domenico. Il predetto dal giorno del terremoto, ossia dal 23-11 ultimo scorso, si è presentato con la moglie, di cui ignoro il nome, presso l'abitazione del mio germano in Qualiano, dove è rimasto ospite per un paio di giorni. Non so se ha figli, so che abita in Napoli, ma non conosco l'indirizzo. Solo oggi ho saputo che la moglie del Cacace conduceva un negozio di gioielleria, ma non so dove. Non so a quale attività il predetto fosse dedito. Non so se fosse o meno possessore di auto. Ciccarelli Luigi è il cugino della moglie di Domenico. So che è di Giuliano e fa il costruttore edile. In atto pare che stesse lavorando presso l'Alfa Romeo di Pomigliano. È sposato con una certa Tina, so che vive in buone condizioni finanziarie. Il padre si chiama Vincenzo. Verso le 12 di oggi sono andato in fabbrica e nei pressi ho notato la presenza del Cacace e del Ciccarelli. Mio fratello Domenico stava dentro, cioè nello studio, stava chiudendo la cassa con un impiegato a nome Meli Mario. So che doveva andare in banca, per cui ritengo avesse prelevato dalla cassa degli assegni. Intorno alle 13 li ho visti partire tutti e tre alla volta di Napoli.
si sono messi a bordo di una BMW di colore grigio metallizzato di mio fratello Stefano. Domenico era alla guida. In particolare dovevano raggiungere l'agenzia della banca commerciale di Portici. Il direttore di tale agenzia, imparato Rino, è amico di Domenico. Ciccarelli e mio fratello dovevano fare gli auguri all'imparato. Il primo portava in regalo una bottiglia di spumante, il mio germano un'agenda. A domanda risponde. Abitualmente i versamenti per conto della fabbrica vengono effettuati da impiegati dipendenti, qualche volta anche l'altro mio fratello Stefano. La nostra società lavora con le agenzie del Banco di Napoli, dell'Istituto San Paolo di Torino, Banca di Calabria e, se non vado errato, anche con il Santo Spirito. A domanda risponde. I clienti della fabbrica acquistano contratte, assegni o contanti. Comunque dell'amministrazione si è sempre interessato Domenico. Gli assegni ed altro che avete rinvenuto nella BMW o addosso a Domenico fanno parte di quelli versati da clienti e che mio fratello era intenzionato a negoziare. A domanda risponde. Domenico non si interessava se non della fabbrica. Confermo, non svolgeva altre attività. Io mi interesso anche di costruzioni edili. A domanda risponde. In ordine alla uccisione mio fratello Domenico di Cacace Gennaro Ciccarelli Luigi, avvenuta questo pomeriggio in Portici, non sono in grado di fornire indicazioni utili ai fini delle indagini. Non so proprio spiegare come mai sia successo un così grave fatto di sangue. A domanda risponde. Non so dire se mio fratello o qualcuno dei suoi accompagnatori vantino in Portici delle amicizie. In merito non so dire proprio niente. Oggi a mezzogiorno, quando mi sono incontrato con Cacace davanti alla fabbrica, così per scherzo gli ho toccato con la mano l'addome e ho avuto l'impressione che fosse armato. In merito però alla presenza dell'arma non gli ho chiesto niente. Non era visibile la pistola. Non so se fosse o meno munito della licenza. Non ho altro da dire. Poi pagina 37. Si torna indietro perché al solito sono cuciti... No, pagina 7, 7. Ah, 7, 7. Sì, sì, 30, sono cusciti così, come capita. Fratello di Domenico Cerqua. Da circa 2 anni ho lasciato la carica di presidente del consiglio di amministrazione della società per i miei impegni con altre aziende. A me è subentrato mio fratello Mimì, il quale ha condotto l'azienda in maniera regolare. Intendo dire che l'azienda ha molti scoperti bancari con varie banche, ma determinate anche dall'ampliamento della ditta e quindi si tratta di scoperti facilmente regolarizzabili in futuro. In ciò ci avrebbe agevolato il finanziamento ed un contributo per un ammontare complessivo di circa 1 miliardo. Escludo che noi della famiglia ritenessimo poco probabile la concessione del finanziamento, anzi la pratica è stata di recente accelerata. Escludo che io abbia rilevato gravi ammanchi nella conduzione della società. Quanto all'estorsione tentata da noi subita, interessammo i carabinieri e la cosa finì senza versamento di alcuna somma. Escludo che Mimì abbia appianato la situazione. Impossibile. Circa l'incarico tra l'incontro, circa l'incontro tra mio fratello e il direttore della banca di Portici, mi risulta che era stato programmato per portare dei regali di Mimì e di Ciccarelli al direttore. Se si poteva, si sarebbero fatti dei versamenti, ma non erano andati per i versamenti. Mio fratello mi risulta che uscì con la BMW di mio fratello Stefano solo quel giorno. Non conosco se non di vista il Cacace. Mio fratello mi disse che era nipote di Salvatore Leva. Il direttore imparato mi ha detto che dalla banca mio fratello aveva telefonato a casa e poi avevano telefonato, non so chi dei due, a un pescivendolo, un certo Ioio, e presumo che si trovassero in quella via per andare a prendere il pesce al ristorante La Piedina. Poi c'è ancora pagina 35, questa è una deposizione del 23 aprile 81. Sono fratello di Domenico e socio della società responsabilità limitata Cerqua, che da circa 2 anni ha ampliato l'azienda che è ancora in fase di ulteriore sviluppo. Mio fratello era della società l'amministratore delegato. Avevamo in corso una pratica di mutuo fondiario con il Banco di Napoli,
ma ignoro se Domenico avesse preso rapporti con il commissariato straordinario per gli aiuti ai terremotati, per la ricostruzione dei paesi danneggiati. A domanda risponde: la nostra produzione è di precompressi leggeri, quali travetti per solai e blocchi per tompagnature. Nella zona non abbiamo altri concorrenti oltre alla società responsabilità limitata Vibro Cementi, con sede in Villa Ricca, via Marchesella, della quale sono stato socio ed amministratore fino al febbraio 1980. Detta società ha una produzione molto più limitata della nostra e con i soci siamo rimasti in buoni rapporti, sia personali che commerciali, in quanto abbiamo clientele diverse. A domanda risponde: Ciccarelli Luigi era cugino della moglie di Domenico e la famiglia di lui ha un'impresa edile nostra cliente. A domanda risponde: conosco solo di vista Cacace Gennaro, pur avendolo incontrato una volta con mio fratello. A domanda risponde: non mi risulta che tra loro avessero intenzione di intraprendere rapporti commerciali. A domanda risponde: Domenico non ha mai avuto segreti con me circa il nostro lavoro, come io non ne ho avuti con lui. Non so immaginare neppure quale possa essere stata la causa della uccisione di Domenico. Domenico non era interessato al gioco ed escludo assolutamente che potesse avere relazioni intime fuori del matrimonio. Poi l'ultima deposizione, che è del 20 gennaio 86, a foglio 63. Confermo le dichiarazioni rese alla pubblica sicurezza e dal magistrato. Due mesi prima dell'omicidio di mio fratello, patimmo un tentativo di estorsione. Facemmo denunzia ai carabinieri. Non abbiamo pagato alcuna persona. Inoltre, posso assicurare che non abbiamo interessato amici per garantirci la tranquillità. Conosco Mallardo Giuseppe, che è stato compagno di scuola di mio fratello. So che attualmente è detenuto a Poggioreale e che suo padre è morto per omicidio. Non ci siamo rivolti a Mallardo per risolvere la questione della estorsione. Non so se mio fratello abbia preso in tal senso una iniziativa individuale senza avvertirmi. A domanda risponde: mi risulta che mio fratello abbia denunziato il possesso di più pistole. Personalmente fui convocato al maresciallo Paglia dei carabinieri di Qualiano, in quanto egli mi disse che avrei dovuto fare la voltura delle pistole. Non me ne sono però interessato, né ho cercato le armi a casa di mio fratello. Penso che ciò lo abbia fatto la moglie. Non sono nemmeno andato da un armiere di Agnano per chiedere informazioni su di una pistola di mio fratello. Non so se ci è andato mio fratello Luigi. A domanda risponde: ricordo una pistola di mio fratello Domenico che era cromata, non l'ho più vista. A domanda risponde: non so come mio fratello abbia conosciuto il Cacace, del resto tale conoscenza era recente. A domanda risponde: né mio fratello né Ciccarelli conoscevano la famiglia Vollero, non so se tale famiglia fosse conosciuta dal Cacace. Oh, mi sembra che a lei è stato chiesto, secondo lei, che cosa facevano in quella strada. Lei dice che forse andavano al pescivendolo, non le è venuta in mente qualche altra idea? Volevo sapere un'altra cosa, ma suo fratello quella BMW non la prendeva mai? Fu un caso che prese quella BMW? Ah, quindi era stata acquistata solo da una settimana quella BMW. Allora verbalizziamo anche questo fatto che non la prendeva mai e l'altro suo fratello l'aveva acquistata da una settimana. Ci sono domande da parte dell'accusa o della difesa? Potete andare. La BMW, l'altro fratello aveva acquistato, chi fratello? Stefano l'aveva acquistata da pochi giorni, per cui il defunto mio fratello non la prendeva mai. Va bene, grazie, può andare. Sì? No, non è indispensabile la sua presenza. Poi alla fine lo avvertiremo, alla fine della cosa di quello che state dicendo. Allora sulle istanze viene autorizzato ad allontanarsi. Passo bene, grazie a Dio, gli uomini giurati di verità dell'autorità, ditelo giuro. Lei chi è? Cerqua Luigi, l'altro fratello, si accomodi. Cerqua Luigi.
dichiarazione il 24 marzo dell'86, foglio 54. Lei conferma quella dichiarazione che ha fatto a suo tempo? Sa niente, che ha ricordato altro che le sia sfuggito allora? Abbiamo trovato foglio 54 ai 3. 54 mi trovo Caiazzo Vitale. Perbacco. Non l'avevo trovata prima. E vediamo un po', forse sta nell'indice. Cerco viaggio. Cerco Luigi 66, sì. 66. Non so nulla circa le modalità e la causale dell'omicidio di mio fratello Domenico. So solamente che la mattina dei fatti egli ricevette una telefonata dal direttore di una banca di Portici, ov'era correntista, il quale gli aveva detto che aveva provveduto a coprire un suo assegno privo di fondi e quanto prima avrebbe dovuto provvedere a coprirlo. Mio fratello interpretò la telefonata come una implicita richiesta da parte del direttore di auguri natalizi con richiesta di regalo. Infatti gli portò poco dopo un pacco con alcuni doni che la nostra azienda di Qualiano, Cerqua SRL produttrice di materiale edile, aveva preparato per i clienti. A domanda risponde: pur essendo la nostra azienda a Qualiano e ivi era residente mio fratello, egli aveva un conto corrente a Portici perché amico del direttore del locale istituto di credito. Non so se mio fratello si sia recato a far visita alla famiglia Vollaro, che io neanche conosco. Dubito pertanto che egli, al momento dell'omicidio, stesse venendo dall'abitazione dei Vollaro. A domanda rispondo: non ho più ritrovato la pistola cromata a tamburo che mio fratello portava spesso indosso. Non sono andato dall'armiere che gliel'aveva venduta per chiedere se fosse in manutenzione. Va bene. Oh, lei mi sa dire se ha mai sentito dire che Cacace, per esempio, se suo fratello Lao Ciccarelli facessero uso di cocaina? Lo esclude comunque? No. Anche per Cacace lo esclude? Risulta se qualcuno di Ciccarelli o suo fratello ha avuto vecchi processi per armi o cose del genere, se sono stati processati qualcuno di loro? Non le risulta? Va bene. Ci sono domande? Potete andare. Dicalo, giuro, si accomodi. Tuccillo, lei ha fatto una dichiarazione alla polizia inizialmente, o ai carabinieri, non ricordo. E poi che il 27 dicembre 80, alcuni giorni dopo, poi il 27 dicembre 80, lo stesso giorno, ho fatto una dichiarazione al magistrato con confronto con Agliata, e poi il 12 maggio 81 ha fatto un'altra dichiarazione al magistrato. Lei conferma tutte queste dichiarazioni che ha fatto a suo tempo? O la signora è la vedova di Cacace. Le risulta che suo marito faceva uso di cocaina? E sa se conosceva qualcuno della famiglia Vollaro, i Vollaro di Portici? Allora vogliamo vedere la prima dichiarazione. Alla squadra mobile di Napoli. Del foglio 14, mi sembra. Nel 1963 sono convolata a nozze con Cacace Gennaro, con il quale non ho procreato figli. All'epoca il predetto conduceva in società con il fratello Salvatore un negozio di gioielleria denominato Omega, sito in via Luca Giordano 119. In atto e in corso la pratica per il trasferimento della licenza di esercizio in mio favore. In particolare, io e mio cognato Salvatore mi interessavo della conduzione dell'esercizio, mentre mio marito si interessava della vendita ad amici e conoscenti di preziosi che prelevava dallo stesso negozio e di ogni altra operazione esterna avente attinenza con l'esercizio medesimo. Per tale motivo frequentava spesso la zona degli orefici contattando i commercianti del settore, Verde, Manna ed altri che in atto non ricordo. A domanda risponde: mio marito non ha mai posseduto pistole, né era titolare di licenza di porto di pistola. Circa un anno fa mio marito ha avuto modo di conoscere Cerqua Domenico e dopo qualche giorno Ciccarelli Luigi. I tre si frequentavano spesso ed in particolare mio marito si portava molto frequentemente presso l'abitazione di Cerqua Domenico. Nei giorni successivi al terremoto, il Cerqua aveva proposto a mio marito di installare assieme un reparto vendite di prefabbricati in cemento in una delle zone terremotate. Il mattino del 24 corrente,
Stefano Cerqua mi ha prelevato dall'abitazione del di lui fratello Domenico, dove alloggiavo da 2 o 3 giorni unitamente a mio marito, e mi ha accompagnata a casa, al Vomero, per poi raggiungere il negozio. Mio marito invece è rimasto a casa del Cerqua Domenico, in quanto era interessato a recapitare, assieme allo stesso Domenico, dei regali di Natale destinati ad alcuni funzionari di banca, tra cui il dottor Imparato, loro amico, dell'agenzia della Banca Commerciale di Portici. Quando sono partita da Qualiano verso le ore 10, mio marito era pronto per radersi la barba. Non ho visto Domenico Cerqua, che pare non si sentisse bene. Non ho visto neppure Ciccarelli Luigi. Alle ore 13 circa dello stesso giorno 24, mi trattenevo nel negozio, quando mio marito mi ha telefonato dicendomi che si trovava ancora in fabbrica, cioè presso il Cerqua Domenico. Io ho risposto che era già tardi e che le banche avevano chiuso alle ore 11:20. Lui di rimando mi ha detto che avevano già telefonato annunziando il loro arrivo. Nella circostanza ha aggiunto che non dovevo più interessarmi dell'acquisto del pesce, in quanto aveva provveduto il Cerqua Domenico. Mi ha detto pure che avrebbe consumato una colazione con lo stesso Cerqua Domenico. In tale conversazione non ha menzionato il nome di Luigi Ciccarelli. Verso le ore 19, preoccupata per non avere ricevuto altre notizie da parte di mio marito, ho telefonato a Qualiano e la moglie di Cerqua Domenico, che mi ha risposto, mi ha detto di non sapere niente del marito e del mio coniuge. Dopo una 20 di minuti, Franca Andreozzi in Cerqua mi ha telefonicamente comunicato che poco prima era stata informata dai carabinieri di Giuliano o di Qualiano che l'auto con a bordo i nostri rispettivi coniugi era stata coinvolta in un incidente in Portici, riservandosi di farmi sapere migliori notizie, in quanto per Portici erano partiti i fratelli del di lei marito per accertamenti in merito. Dopo vari accertamenti telefonici estesi presso ospedali della zona... Tutto questo, io saltiamo le cose che riguardano solo il folklore. Non mi risulta che mio marito frequentasse Portici per ragioni attinenti al suo commercio. Non so fornire alcuna indicazione per consentire di risalire al momento del triplice omicidio. In tale cittadina ci sono dei lontani parenti di mio marito. Non ho altro da aggiungere ad eccezione che mio marito è intestatario di un'autovettura Peugeot di colore celeste scuro di cui ignoro la targa. Poi, lo stesso giorno, al pubblico ministero. Tuccillo, mi sembra. Sì, Tuccillo. Sono la moglie di Cacace Gennaro. Abbiamo conosciuto il Cerqua da circa un anno. Mi fu presentato da mio marito e si instaurò tra le famiglie un rapporto di amicizia, tanto che dopo il terremoto siamo andati a casa del Cerqua perché noi abitiamo nei piani alti. Date le difficoltà legate all'esercizio di gioielleria, io stessa spingevo mio marito a cercare altre attività alternative. Perciò vedevamo con favore, sia pure con la necessaria cautela, l'instaurarsi di rapporti commerciali con il Cerqua, la cui azienda mi risulta essere molto florida. Mi risulta che il Cerqua aveva offerto a mio marito di occuparsi della parte vendita dei prefabbricati. Per tale attività so che volevano attivarsi per lavori nella zona di Avellino per il terremoto. Non mi risulta che il Cerqua e mio marito dovessero andare a Modena. Può darsi che dovessero fare dei viaggi, ma non so dove. Mio marito, nel quadro dei rapporti con il Cerqua, si adoperò per far accelerare la pratica di finanziamenti richiesti dal Cerqua. Ciò fece attraverso il dottor D'Antonio o D'Ambrosio, non ci interessa. Dunque, allora, durante le feste mio marito telefonò al dottor Imparato per fargli gli auguri e costui gli aveva detto di andare dall'Imparato il giorno successivo, cioè il 24, dicendo di portargli anche Mimì. Circa gli assegni che il Cerqua aveva chiesto a mio marito di farli scontare all'Eva del Vomero, so che mio marito era piuttosto restio, eccetera, eccetera. Escludo che mio marito avesse il conto corrente nell'agenzia diretta dall'Imparato. Circa gli assegni di Cerqua intestati a mio marito non so dirle nulla. Circa 2 mesi fa, però, io ricevetti una telefonata estorsiva che richiedeva 100 milioni. Mio marito non denunziò il fatto per evitare che lo sapesse il fratello ammalato di cuore. Appianò tutto, come lui mi disse. Non so se si sia rivolto a qualcuno, eventualmente a chi. Non so se abbia interessato il Cerqua, anche se mi sembra improbabile che sia andato oltre il semplice racconto del fatto al Cerqua. Presumo che il 24 mio marito abbia dato al dottor Imparato il regalo che aveva preparato per lui. Voglio precisare che l'accordo commerciale tra mio marito e il Cerqua doveva riguardare esclusivamente l'attività futura legata al terremoto. Poi lei ha fatto un confronto con Agliata, perché lei diceva che non doveva andare a Modena e Agliata diceva che doveva andare a Modena. Lei conferma anche questo confronto?
ho capito. Poi c'è un ultimo interrogatorio del 12, una testimonianza del 12 maggio 81 a foglio 42, nella quale conferma praticamente quello che avevo detto prima, senza grosse novità. 42. Allora, 42, questa qua l'abbiamo letta. Allora non c'è altro. Ci sono domande? Può andare. Disarno grazia. La responsabilità che col giuramento assumete innanzi a Dio e agli uomini giurate, state in piedi, giurate di dire la verità, non l'altra verità, ditelo giuro. Potete sedere. Dunque, Risarno Grazia, lo ricordo ai giurati, è la moglie di Napoletano che rimase ferita in una gamba in quell'occasione. Ah, ci siamo dimenticati di domandare a Cro se è stato visitato al Cardarelli. Comunque non ci riguarda, qui abbiamo fatto questa richiesta, il fatto che è stato ferito. Sta venendo la cartella clinica, stiamo a posto. Allora, la Punzo Immacolata, la Risarno Grazia dichiarò a suo tempo di essere stata ferita da alcuni rapinatori, se non che poi a seguito delle dichiarazioni del riccio si è imputato al marito di aver commesso queste lesioni e la donna interrogata ha negato questo fatto. Voi confermate che siete stata ferita da rapinatori? Ma com'è successo questo fatto? Raccontatemelo. Com'è successo? Dove stavate? Andavamo a fare delle gombere. La bambina stava seduta dietro, no? Mio marito prendere i pacchi, li mise dietro al cofano, è successo quello che è successo. E dove volete prendere i pacchi? Come prendere i pacchi? Perché la bambina stava con i piedi sopra. Allora perché vi fermaste? Perché si erano spostati i pacchi? Sì, per mettere i pacchi dietro. Ma le persone o la persona, quanti erano questi che spararono? No, una. Era uno solo? Sì. Ma litigò con voi, li fecero ammazzate? Sì, no, con luttazione. Ci fu una colluttazione e poi partì il colpo. Dunque, vediamo un poco. Di grazia. Voi vi chiamate sempre di grazia, sì. Di Sarno, perciò non lo trovavo. 56. Quindi non è che ha cambiato nome lei, sono io che me la ricordavo male. Di Sarno, grazia, abbiamo... E 6, pagina 1. La prima dichiarazione, il 4-12-84, che poi la dichiarazione che faceste... quando andaste proprio al nucleo operativo il 4 dicembre nel 1980-81, non ricordo l'anno, nel mese di febbraio, mentre mi trovavo in macchina con mio marito per raggiungere la nostra abitazione, ci fermammo per aggiustare alcuni pacchi di biancheria che si trovavano nel cofano della nostra macchina. A un certo punto si avvicina un giovane di circa 20 anni, altezza circa 1,65 m, volto coperto da passamontagna blu, il quale tentò di rapinarci. Mio marito reagì immediatamente ed ebbe una colluttazione col detto giovane che era armato. A un certo punto udì un'esplosione di colpo d'arma da fuoco e il giovane scappare. Dopo che il giovane scappò via, mi accorsi che perdevo sangue alla coscia interna sinistra. Immediatamente mio marito mi accompagnò presso il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli, dove fui medicata e mandata a casa per mancanza di posti letto. Prima di andare via feci regolare denunzia. Mandate a casa per mancanza di posti letto. Prima di andare via feci regolare denuncia presso il drappello diretto non so come, e fino ad oggi mai nessuno mi ha chiamato per avere chiarimenti del fatto. E questo è uno di Sarno Grazia. Poi siete stata sentita successivamente il 24 ottobre 86, pagina 2. Siete stato sentito dal giudice istruttore. Sono coniugata con Napoletano Armando nel 62, da mio marito sono separata di fatto dal mese di giugno 82, è andato via all'improvviso senza più dare notizie. Da allora non l'ho più rivisto, né mi risulta che sia detenuto. Vivo con tre miei figli, uno dei quali però è detenuto a Nisida per furto. La mia prima figlia di nome Serafina, di anni 23, non vive con me perché è sposata con tale Alfonso via Vincenzo, Alfano Vincenzo, il quale abitava con la madre nel mio stesso palazzo al piano di sotto. Attualmente vivono a Casandrino. Si sono sposati 3 anni fa. Il mio numero telefonico è 7549162, non conosco i nomi degli amici di mio marito ed è quindi inutile se una vostra me li indichi. Mio marito non so se abbia mai fatto in passato dormire degli amici a casa, ma ritengo di no, in quanto in caso contrario non me ne sono accorta.
Confermo la dichiarazione resa ai carabinieri in data 4/12/84. La domanda che la signora Vostra mi pone su come abbia fatto a capire che il rapinatore era un giovane, benché fosse travisato, rispondo: l'ho capito dalla voce. Ci fermammo con la macchina in quanto con noi c'era la bambina di 4 anni che con i piedi aveva spostato alcuni pacchi che stavano sul sedile posteriore, pertanto volevamo metterli nel cofano. La domanda che la signora Vostra mi pone sulla mia posizione al momento dello sparo, rispondo: la bambina era in macchina, anch'io come mio marito ero fuori dall'auto, non ricordo però da che in che posizione. Prendo atto di dichiarazioni rese da Riccio Luigi. Non è vero niente di quello che ha detto. Questo Riccio io non lo conosco. Il mio numero di telefono lo avrà preso dall'elenco telefonico. Non so cosa fa, come faccio a sapere che mia figlia era fidanzata con un giovane del palazzo. Non è vero che a spararmi sia stato mio marito. Oh, voi mi dite che Riccio non lo conoscete, ma invece mi ha detto vostro marito che Riccio non solo è venuto a casa vostra, ma aveva lasciato la moglie pure per un... Sì, durante il terremoto, no? Lui venne e chiese ospitalità. Anche per la moglie? Per la moglie e per la bambina. Ma voi perché avete detto che non lo conoscevate? Perché mio marito non c'era e ha avuto paura. Mio marito non c'era, era fuori e ha avuto paura di dire la verità. Perché vostro marito non c'era. E questo Riccio pure ha dormito a casa vostra? No. Solo ogni la moglie tanto veniva a vedere la moglie e la bambina. E quanto tempo sono rimaste la moglie e la bambina? Ma sapete, l'ospite è come il pesce. E quando ha cominciato a puzzare? E se ne sono andate da tanto non l'ho E dopo quanto tempo ha cominciato a puzzare che se n'è andata? Come? Dopo quanto tempo se n'è andato? Adesso non ricordo. Non sapete quanto tempo è stata? Oh, ma non è vero che a casa vostra è stato festeggiato il compleanno di un figlio di Imperatrice? Non ricordo. Non vi ricordate? Ma Imperatrice lo conoscete? Quello là che è stato, credo, si è suicidato, è ammazzato. No, no. Non lo sapete? Non vi ricordate, però non lo sapete chi è Imperatrice? Sono solo la moglie di Riccio, perché è venuta a casa mia per l'ospitalità durante il terremoto. Quindi non ricordo se è stato festeggiato, ma non sa chi è Imperatrice. Va bene. Ci sono domande? Potete andare. Io, consapevole della responsabilità che il giuramento assumete innanzi a Dio, un giurato di verità e autorità, ditelo giuro. Si accomodi, si può sedere. Cagliazzo Vitale. Esatto? Cagliazzo Vitale, Cagliazzo Vitale, foglio 55, due armi vendute a Cerqua, dunque foglio 54 E3, dunque, confermo che sono stati a vendere a tale Cerqua Domenico le due pistole calibro 38 matricola 38718R e R228064. Certamente la pistola Smith & Wesson Special calibro 38 era satinata grigio chiaro come gli orologi di metallo, quindi apparentemente cromata. Mi ricordo del cliente Cerqua, anche se con lui non avevo rapporti diversi da quelli commerciali. Ricordo anche che anni fa venne nel mio negozio un fratello di un tipo robusto, il quale mi informò che il Cerqua Domenico era morto da circa un anno. Voleva sapere se il fratello aveva lasciato per caso una pistola calibro 38 Smith & Wesson in riparazione. Gli risposi di no. Conferma queste dichiarazioni? Ci sono domande? Può andare, grazie. Che con giuramento assumete innanzi a Dio agli uomini giurati di verità all'autorità, ditelo giuro. Sedete. Voi siete Capozzi Raffaele. Capozzi Raffaele è il fratello della defunta Anna, non sa molto perché era giovane e perché non aveva grande confidenza. Comunque, vediamo un poco quante dichiarazioni, forse una sola, 56 Pietro. Capozzi Raffaele ha fatto una prima dichiarazione ai carabinieri il 12/11/81 e questo... 70, poi un'altra al giudice il 19 luglio dell'83 e un'altra ancora sempre il 12 il 29 settembre dell'86. Allora vediamo la prima 76, naturalmente è cucita come ultima essendo la prima 21. In ordine alla scomparsa di mia sorella Anna, avvenuta il mese di febbraio scorso, il giorno 6 chiarisco che altra mia sorella presentò denunzia. Mia sorella abitava in via Napoli di Ponticelli 40, era coniugata con tale Nocerino Ciri, inteso per Patacchella, pure di Ponticelli, detenuto da 4-5 anni. Con Nocerino mia sorella ha avuto due figli di sesso maschile, Massimo e Pasquale, di 9-7 anni. La stessa ha procreato altro figlio di sesso femminile, Maria Pia, con Sartori Salvatore. La piccola Maria Pia è nata durante il periodo in cui il marito di mia sorella Nocerino Ciri si trovava detenuto. Ovviamente avvenne litigio tra i coniugi, tanto ricordo che mia sorella Anna non andava più a colloquiare col marito. Ricordo anche che alla fine del 79 mia sorella Anna fu attinta con vari colpi di arma da fuoco nella sua camera da letto dove stava dormendo, rimanendo feriti in più parti del corpo. Quando accadde questo episodio, sia il Nocerino che il Sartori erano entrambi detenuti.
Effettivamente Sartori Salvatore dava a vivere mia sorella con proventi di vari furti che consumava con altri pregiudicati. Quando il Sartori stava detenuto, mia sorella Anna si diede alla vita libertina, ovvero quasi ogni sera se ne usciva di casa per poi ritirarsi a dotta inoltrata. In quel periodo le sorelle di Sartori andarono a prendersi la piccola Maria Pia, che ancora oggi convive con loro. Mi risulta che mia sorella Anna conosceva certo Balasciano Ciro, pure da Ponticelli, inteso gemello, assassinato nel carcere di Poggioreale, come altresì mi risulta che lo stesso era legato in vita con tale Anna Malatiempo, abitante a Ponticelli, via San Rocco. La vita privata di mia sorella poco posso dirvi, perché, ma posso aggiungere che la stessa era legata con la citata Anna Malatiempo. Ricordo che mia sorella Anna era solita uscire con la Malatiempo, tale Florinda, abitante dello stesso immobile di mia sorella. Poi ha fatto, come dicevamo, un'altra dichiarazione il 19 luglio 83 e torniamo a pagina 3. Questa dichiarazione è stata fatta al consigliere istruttore Achille Farina. Dal giorno della scomparsa di mia sorella Anna non ho avuto più notizie di lei e non so se sia viva o morta. Ho avuto modo di vedere una fotografia di mia sorella questa era la fotografia quando si pensò che potesse essere quel cadavere trovato al secondo policlinico, esclude che la stessa possa identificarsi mia sorella. So che mia sorella conosceva Balasciano Ciro, essendo lo stesso amante di una sua amica Anna Malatiempo, che ha aderito, che ha abitato per un certo tempo a casa, in una casa sita in via Luigi Crisconio. Non conosco Liccardi Antonio di Tascigna e tale Alessandro Luigi, pur avendo fatto indagini presso amici, conoscenti, non ho mai avuto notizie dopo la scomparsa di mia sorella. Le fotografie esistenti in atti mi furono mostrate dai carabinieri di Torre Annunziata. In essa non riconobbi né riconosco mia sorella, e questo è prevalentemente sul fatto dell'eventuale possibilità che fosse quel cadavere trovato. Poi c'è ancora foglio 72, la deposizione del 29 settembre 86. Foglio 72, confermo le dichiarazioni rese, so poco della vita di mia sorella, in quanto essendo il più piccolo tra di noi non c'era confidenza. Negli ultimi tempi mia sorella viveva da sola in una casa a via Napoli 40 di Ponticelli, non svolgeva alcuna attività lavorativa, ogni tanto chiedeva aiuti economici ai familiari. Voi confermate queste dichiarazioni? Dopo che fu sparata vostra sorella, non vi disse chi era stato e perché? Non vi fece nessuna non le chiedeste chi era stata a spararla? Quindi non sapete, né lei ha detto niente. Ho capito. Ci sono domande? Potete andare. Capozzi Raffaele. Prima di Ferraro vorrei Cagliazzo Carmela, se c'è. Non è vero. Chi altro c'è? Solo Ferraro? Ho capito. Va bene, facciamo venire Ferraro Ettore. Consapevole la responsabilità che col giuramento assumete innanzi a Dio agli uomini, giurate di verità all'altra verità, ditelo giuro. Potete accomodarvi. Ferraro Ettore, anche lui testimonia su questo fatto, ma non è certamente un testimone importante. Ferraro, 57 retro, ammesso che ve ne siano in questo processo. Ferraro era cognato di Balasciano, ha reso una dichiarazione a foglio 95. Voi confermate quella dichiarazione che avete fatto in istruttoria al giudice? Voi avete detto questo: ero cognato di Balasciano Ciro, ucciso nel carcere di Poggioreale nel febbraio 81. Vero è che sono stato coinvolto nel processo della Nuova Camorra, istruito dal giudice Costagliola. Fu inquisito per dei vagli spediti a Nocerino Ciro. Questo comunque è stato indicato anche dalla difesa come testimone. Interrogato dal giudice, fui scarcerato per mancanza di indizi e poi prosciolto in istruttoria. Vero è che ho spedito 4 vagli a delire 500.000 a Nocerino Ciro nel febbraio 81. Ciò lo feci perché mi aveva prestato 2 milioni quando era in libertà e successivamente me ne aveva richiesta la restituzione. Volevo fargli un unico vaglio, ma all'ufficio postale mi dissero che non potevo fare un unico vaglio. A richiedermi la restituzione dei soldi fu la madre del Nocerino, che abitava di fronte a me. Non li diedi a mia madre, perché ella mi disse di spedirli direttamente al figlio.
La signora Vassa mi fa notare la strana coincidenza del fatto che io ho spedito dei vagli al Nocerino pochi giorni prima dell'omicidio di mio cognato, nel quale risulta coinvolto lo stesso Nocerino. Mi chiede se i due fatti sono collegati. Rispondo, non so che risponderle. Ripeto che i soldi li restituì per un prestito fatto. Mi è vero questo fatto? Quindi i soldi avete mandato, questo mi aveva prestato questi soldi. Ci sono domande? Potete andare. Da solo anda male tempo. Sarebbe lei, aprile Amalia. No, aprile Amalia non è a male tempo. Aprile Amalia. Sì, sì, sì. Aprile. Aprile Amalia, consapevole della responsabilità che con giuramento assumete innanzi a Dio agli uomini, giurate di verità della verità. Ditelo giuro. Ditelo giuro. Dunque, aprile. Voi stavate insieme alla Capozzi quando la spararono. Ma voi che avete visto? Chi avete visto? Quante persone erano? Tenevano le maschere? Come stavano? Che cosa avete visto voi? Uno solo avete visto. Ma teneva la faccia coperta o era scoperto? Coperto. Dunque, foglio. Avete fatto prima una dichiarazione alla pubblica sicurezza e poi un'altra giù. Voi confermate quelle dichiarazioni che avete fatto? Io adesso ve le faccio sentire. Una è foglio 105, F7. Questa è F7? Sì. No, questo. No, F7 mi serve. Non ce l'abbiamo, no, F7. Mi servirebbe, no, mi servirebbe questo F7. Chissà chi. Una nobile gara. Questo F7 è proprio una dichiarazione fresca di prima mano, è una di quelle dichiarazioni rese proprio subito dopo il ferimento, perché è del 14 dicembre del 79, l'altra è stata fatta quasi al decennale perché è del 21 gennaio dell'87. Mi auguro di no. Che teneva in faccia, in testa? Una calza da donna? Una calza? Giustamente. Sì. Foglio 105. Mi trovo momentaneamente ospite di Anna Maria Capozzi, in quanto presso la mia abitazione sono in corso lavori di restauro. Alle 1.15 del 7 corrente, mentre mi trovavo in casa della Capozzi, si è presentata una persona mascherata e armata di pistoli, il quale, dopo avermi fatto segno, allontanandomi, si portò verso il letto dove stava dormendo Anna Maria ed esplose al suo indirizzo colpi di pistola. Nel frattempo io, che avevo avuto paura, mi ero rifugiata nel bagno dopo aver cercato di avvertire Anna Maria. Non sono in grado di poter fornire elementi utili alla sua identificazione, so solo che era snello ed alto e che prima di sparare ha detto che è l'infame. Non posso aggiungere altro perché sono uscita dal bagno solo dopo che Anna Maria mi chiamò per essere soccorso e lo sparatore si era già allontanato. Questo è quello che diceste a suo tempo al commissariato di Ponticelli. Poi avete detto poi al giudice, sono la convivente di Duraccio Vincenzo da 13 anni e da lui ho avuto due figli, egli però è legalmente sposato con un'altra donna. Intendo rispondere alle domande. La signoria vostra mi invita a ricordare la vicenda del ferimento nella Capozzi. Preciso che Anna Maria la conobbi circa un anno prima del fatto in un bar di Ponticelli, il bar Pierrot. Facemmo amicizia chiacchierando nel bar, da allora ogni tanto ci vedevamo. Nel dicembre 79 le chiesi ospitalità per un paio di settimane, in quanto io avevo avuto da poco una figlia e non sapevo dove andare, in quanto una casa abusiva da me occupata era stata dichiarata inagibile dal comune. La Capozzi mi ospitò a Ponticelli in un'unica stanza ove ella abitava da sola. Io portai con me la mia piccola bambina. Una sera, mentre io preparavo il latte alla bambina, la quale si trovava sul letto vicino alla Capozzi, che guardava la televisione, sentì bussare alla porta. Aprì e mi vidi di fronte un uomo alto e snello, il quale con uno spintone mi buttò da parte. Entrò e si avvicinò al letto. Lo scoprì dalle lenzuola e le sparò alle gambe. Io temetti che fosse stata colpita anche mia figlia. Subito dopo sentì un'altra voce di una persona che era rimasta fuori alla porta, la quale invitava colui che era entrato a scappare. Entrambi fuggirono. Appena l'uomo iniziò a sparare, io mi rifugiai nel bagnetto adiacente alla stanza. L'uomo che entrò in casa aveva il volto coperto da qualcosa che sembrava una calza. Quando dico che l'uomo era alto, intendo dire che era più alto di me, che misuro circa 1,60 m. L'uomo era alto circa quanto lei, signor giudice, circa 1,75 m. L'uomo, prima di sparare, insultò la Capozzi dicendogli qualcosa tipo «sei infame, chi sbaglia paga».
Dopo il fatto me ne andai da casa della Capozzi. Non so nulla dell'amicizia da costei frequentate. La Capozzi non mi disse nulla circa la causale del ferimento. Non l'ho più vista da allora. Non so che fine abbia fatto. Quindi voi confermate queste dichiarazioni. Oh, voglio sapere una cosa. Ma quando la Capozzi fu ferita, la spararono, lei rimase a letto e l'aiutarono a letto o si alzò e uscì fuori dalla casa? Si alzò e l'abbiamo portata in ospedale. Ma uscì coi piedi suoi dalla casa? Sì, camminava sotto il braccio con me. Non è che uscì e corse addietro a quelle là che l'avevano sparata? No, no, no. Quindi non poteva correre, la doveste prendere sotto al braccio e l'accompagnaste fuori. E chi è che la soccorse? Chi è che gli... Non lo so. Ma qualche vicino, gli uomini, le donne, che facesti? Chiamaste gente? No, arrivo... i passaggi accompagnavano in ospedale. E ma chi la portò fuori allora? L'ho portato io fuori. Voi sola l'avete portata sì. fuori e poi prendeste una macchina di passaggio? Sì. Va bene, ci sono domande? Potete andare. Giuseppe è a occhio corrispondente, che lo schisa è snello e che ha un paio di baffi. Questi baffi da quanto tempo li avete? Domanda risponde: ho sempre avuto i baffi, quindi anche nel 79. Sì? E quindi anche nel 79. Va bene, potete andare, mi ero dimenticato di fare la vostra descrizione l'altra volta. A questo punto io chiedo alle parti. Abbiamo Liguoro Pietro, che dobbiamo dare per forza lettura perché è deceduto. Poi abbiamo Andreozzi Francesca, che è la vedova di uno degli uccisi, che non è venuta, e Punzo Immacolata, che è la vedova di un altro degli uccisi, che ha presentato un certificato medico. Poi abbiamo Viola Anna, che sarebbe Anna Malatiempo. Poi abbiamo Caiazzo Carmela. Caiazzo Carmela l'abbiamo sentita, No, non mi pare, l'abbiamo sentita, no. Caiazzo Carmela, che è la madre di Nocerina, che non l'abbiamo sentita. Ora voglio sapere se le parti sono d'accordo nel dare lettura di tutte queste testimonianze o se volete che li faccia accompagnare e li condanno a pena severissime. Se non c'è nessuna posizione si può dare lettura, tanto in fondo siamo d'accordo? Allora, sull'accordo delle parti si dà lettura delle deposizioni. Dove stava quel certificato medico? Una votata rocce. Dunque, di Andreozzi Francesca, di Liguoro Pietro, defunto, di Punzo Immacolata, virgola, inferma, e di Yolanna e Caiazzo Carmela, citate e non comparse. Cose da pazzi. Io non lo so come devo fare. Prego? Chi? Chi è l'ammenda? Ah no, revochiamo naturalmente di quelli che si sono presentati, ma di quelli che non si sono presentati la pagano in grazia di Dio. Prego? Queste c'erano, perciò adesso controlliamo. Si revoca di quelle là. Si rinvia a domani per sentire gli altri testi, i rimanenti testi. Poi c'era un'udienza del 13 dove verrà a rispondere il perito e ci stanno altri testimoni citati.